Grazie, saluti a tutti e complimenti, siete proprio degli eroi per essere venuti quest'oggi con quest'acqua. Grazie, grazie a tutti. A me tocca la parte più noiosa, parlare di riforme, ma sono 25 anni che le studio e io una riforma vera della Costituzione l'ho scritta. A bocciarla sono stati proprio il signor Renzi e quelli della sinistra. E oggi non posso non fare un confronto rispetto alla nostra e la loro riforma. La nostra era una riforma, la loro, per dirla alla Fantozzi, è una cagata pazzesca. Punto. Perché io credo che sia stato veramente indovinato quel motto liberi che c'è sopra di noi, perché qui non siamo a giudicare se ci debbono essere un Senato o quanti senatori. Noi dovremmo giudicare sulla libertà e sulla nostra democrazia, perché in questo momento la democrazia è morta e dietro l'angolo c'è un regime. Io mi chiedo se sia democrazia vivere in un paese in cui abbiamo 3 presidenti del Consiglio mai eletti da nessuno e uno, l'ultimo, il bell'imbusto di Firenze, votato solo alle primarie di casa sua dagli extracomunitari. Mi chiedo se sia democrazia in uno Stato repubblicano aver avuto una specie di monarchia con Re Giorgio che ha messo e tolto i vari presidenti del Consiglio e andava a dirgli cosa dovevano fare. L'ha detto questa settimana Renzi. Napolitano gli ha detto: devi fare la legge elettorale, devi rifare la riforma costituzionale, devi rifare la riforma del lavoro. È democrazia un sistema in cui i cittadini non votano più, non si vota più per il presidente della provincia, non si vota più per i consiglieri della provincia, non si voterà più neanche per i senatori. Io credo che sia immorale e antidemocratico avere oggi una legge alle politiche per cui il risultato è già scritto e è scritta per far vincere il centro-sinistra. Credo che sia immorale e antidemocratico il combinato disposto di una riforma che insieme alla legge elettorale fa sì che a governare il paese per 50 anni sarà sempre Renzi. Lo diceva prima Matteo, io non posso fare oggi un trattato costituzionale, ma andremo in giro città per città a spiegarla. Martedì saremo a Milano, siamo stati a Roma, a Torino e dovunque i professoroni della sinistra escono con le ossa rotte. Io do semplicemente 3 motivi per votare no. Il primo l'ha detto Matteo: se non passa la riforma va a casa Renzi. Io aggiungo: a casa ci va anche la Boschi, quindi prendiamo 2 piccioni con una fava. Ma soprattutto, se non passa la riforma, il signor Renzi e la signora Boschi non tornano, iniziano ad andare a lavorare, perché non hanno mai lavorato nella vita loro. Altro che loro che difendono, che attaccano la casta, loro sono i rappresentanti della casta. Il secondo motivo è perché di colpo scompaiono province, comuni, regioni. Maroni ha detto l'altro ieri: sarebbe meglio un commissario, perché tanto il governatore non serve più a niente. Pensate che anche la sanità torna a Roma. Io ho provato sulla mia pelle per un tumore e ringrazio Dio di essermi rivolto a una struttura del Veneto che mi ha salvato la pelle per l'eccellenza tecnologica, e ringrazio tutti quel personale. Sabato scorso sono finito su un'ambulanza della Lombardia invece e nel giro di un paio d'ore mi hanno fatto il tagliando. Quando dovesse tornare a Roma la sanità, chiamo il 118, chi mi risponde? L'ex sindaco Marino da Roma? Oppure Buzzi delle cooperative di Mafia Capitale? No ragazzi, così non funziona. E vi garantisco che se dovesse passare questa riforma, un partito con il 20% dei voti riesce a prendersi al ballottaggio con un voto in più il governo, il Parlamento, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale, il CSM, tutto. Loro col 20 tutto, e l'80% dell'elettorato non porta a casa niente. Questo con una persona sola si chiama regime.
e le prove le stiamo già vedendo oggi. Quando uno vuol fare un colpo di Stato, la prima cosa che fa è occupa il servizio radiotelevisivo pubblico. Loro cosa hanno fatto? Hanno occupato la RAI. Quando c'è un giornalista che scrive o dice fuori dal coro, lo togliamo. È capitato a Belpietro, all'Indipendente, via, parlava contro Renzi. L'editore si sta comperando il tempo, via, perché quel giornale parla contro Renzi. Virus con Porro, lo chiudiamo. L'unico di centrodestra, ma anche quelli della sinistra che sono fuori dalle righe, Giannini e la Berlinguer, presto o tardi li fanno fuori. Ragazzi miei, queste prove di regime li vedremo crescere, e quello di cui ho paura non è l'osanna per le riforme per Renzi, è che l'ultimo mese di campagna elettorale questi rifaranno quello che hanno fatto nel 2011, faranno salire lo spread, crollare le borse, ingenerare la paura che se non voti sì viene il diluvio. Eh no, queste cose le abbiamo già viste e le faranno, perché dietro Renzi non c'è solo Napolitano, c'è dietro l'Europa, ci sono i poteri forti. L'altro giorno ho visto l'unico che ha individuato di quelle riforme il punto importante, che si chiama Salvini, che ha beccato subito i punti per cui noi qualunque cosa facciamo abbiamo perso la nostra sovranità, e a decidere sarà tutto solo in Europa, i poteri forti. Dopo che è passata questa riforma noi diventeremo una vera e propria colonia, e si approveranno anche il TTIP, il trattato per la libera circolazione delle merci transatlantiche e lo status di economia reale e di mercato per la Cina. Noi diventeremo un supermercato che venderanno i prodotti OGM degli Stati Uniti e i prodotti sotto costo cinesi. Chiudo con un aneddoto che mi ha raccontato un amico di un senatore di Forza Italia, non di Ala, di quelli di Verdini, un senatore di Forza Italia che forse, ricordando il Nazareno, è solito andare a mangiare, a far colazione a casa di Renzi. E Renzi, parlando con lui privatamente, ha detto: questa riforma è una merda, mi serve per far fuori la mia minoranza interna, è gradita in Europa e per i prossimi 60 anni, se passa con questa legge elettorale, io sarò imperatore dell'Italia. Matteo ha detto l'altro giorno: da lunedì 20 parte la guerra, deve ripartire veramente una lotta di liberazione da Renzi e dai regimi. Grazie.